Anche nella seconda guerra civile, dal 49 al 45 avanti Cristo, si confrontarono due personaggi di primissimo piano dal punto di vista politico e militare. Da una parte Caio Giulio Cesare, nipote di Gaio Mario, abile uomo politico e generale, esponente dei Populares. Dall'altra Pompeo, luogotenente di Silla, esponente degli Optimates, abilissimo generale e stratega che aveva costruito le basi del suo prestigio politico grazie a una vittoriosa campagna militare in Asia. I due, assieme a Licinio Crasso, un ricco senatore proveniente dalla classe dei cavalieri, diedero vita al primo triumvirato nel 60 a.C. Il primo triumvirato era un accordo privato il cui scopo era di fatto la spartizione del potere. Pompeo vedeva riconosciuto l'assetto che aveva conferito alla provincia d'Asia, consolidando così la sua enorme influenza in quell'area e ottenendo terre per i suoi veterani. Cesare, dal canto suo, dopo aver esercitato il consolato nel 60 a.C., nel 58 si fece assegnare il proconsolato della Gallia Cispadana e della Gallia Narbonense, che gli servirono da testa di ponte per la conquista della Gallia dal 58 al 52 a.C. Proprio il crescendo.